Pesavo 130 kg e celebravo ogni giorno il funerale della mia femminilità. Al di fuori dell'ora di spettacolo nel circo, nessun uomo mi guardava. Molti mi schernivano, tutti mi evitavano. Anche se avevo 30 anni, il programma della mia vita era di nascondimento e, diciamolo pure, di sofferenza. Non facevo altro che dibattermi in una sventura che nel vocabolario ha 9 lettere. Grassezza. Poi, con una cura ormonale, persi in un anno 70 kg e gli occhi maschili cambiarono verso di me. Le mestruazioni mi tornarono regolari, persi un leggero difetto di pronuncia e cominciai ad avere nuovi interessi. Avevo perso il posto al circo, ma mi ero riscoperta sotto 70 kg. Commento. Quei 70 kg in più sono serviti in maniera insostituibile al tuo nuovo scatto evolutivo. Pesavo 130 kg e celebravo ogni giorno il funerale della mia femminilità. Al di fuori dell'ora di spettacolo nel circo, nessun uomo mi guardava. Molti mi schernivano, tutti mi evitavano. Anche se avevo 30 anni, il programma della mia vita era di nascondimento e, diciamolo pure, di sofferenza. Non facevo altro che dibattermi in una sventura che nel vocabolario ha 9 lettere. Grassezza. Poi, con una cura ormonale, persi in un anno 70 kg. E gli occhi maschili cambiarono verso di me. Le mestruazioni mi tornarono regolari, persi un leggero difetto di pronuncia e cominciai ad avere nuovi interessi. Avevo perso il posto al circo, ma mi ero riscoperta sotto 70 kg. Commento. Quei 70 kg in più sono serviti in maniera insostituibile al tuo nuovo scatto evolutivo.